Ok, allora prima di passare all'altro esercizio, nell'intervallo mi hanno fatto notare che c'era un piccolo bug nella funzione di calcolo del costo, per cui diciamo così, l'algoritmo comunque trovava il minimo, ma il valore della funzione di costo era sbagliato, perché veniva sommato il costo ogni volta che la città di oggi era diversa dalla città di ieri. Il problema è che il primo giorno del mese la città di ieri era null e quindi veniva attribuito comunque un costo C sempre al primo giorno. No, e che non ha senso ovviamente, perché il primo giorno non è un costo di spostamento. E quindi in realtà la correzione che ho fatto è di aggiungere questo test. Io aggiungo il costo C solamente se esiste effettivamente una città precedente e se esiste, se questa è diversa da quella attuale. Una piccola correzione che adesso magari ne approfittiamo per salvare. Ok. Va bene, a questo punto questo esercizio lo chiudiamo e spendiamo un po' del tempo che ci rimane, se volete, a guardare insieme una possibile soluzione alla simulazione di esame che abbiamo fatto la settimana scorsa. No? Vi ricordate quella degli aerei, delle compagnie aeree, eccetera. Ok? Proviamo dal fondo. Questa era l'applicazione finita, completa, in cui ho l'elenco delle compagnie aeree, ne prendo una, questa Zoom la conosco, cioè ha pochi aeroporti, è facile da trovare, quindi uso questa come esempio. Questa tendina per ora è vuota, aeroporti serviti, mi stampa gli aeroporti raggiunti, da questi aeroporti ne scelgo uno e con la funzione raggiungibili mi dice da questo aeroporto quali sono le distanze verso tutti gli altri calcolati in chilometri e ho aggiunto anche, per capirci meglio, il numero di voli, il numero di passaggi che devi fare. Okay, questo ovviamente con questa Zoom il risultato è breve. Se vado a prendere una compagnia un po' più grande, come usavamo spesso Lufthansa perché eravamo sicuri che ci fosse qualcosa dentro, peccato che era difficile da trovare in questo elenco. Qua gli aeroporti serviti sono questi tantini, ne scelgo uno a casa, che ne so, Torino. E di nuovo in tempi praticamente istantanei mi fa vedere che la distanza da Torino, ovviamente, potrei buttarla via, è la prima, zero passi, e poi gli altri aeroporti, questo qua credo che sia quello di Monaco, 400 km volo diretto, Francoforte 500 km volo diretto, poi non ci sono più voli diretti. Per distanza crescente abbiamo Norimberga, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, eccetera, eccetera, che si ottengono con due voli, e molti luoghi sono ottenibili con due voli, e poi ovviamente le distanze aumentano, qui cominciamo a cambiare un pochino il continente, saltare altrove, cominciano ad esserci dei viaggi che richiedono tre passi, no? Qui siamo partiti da Torino, fino ad arrivare a alcuni viaggi che hanno quattro passi, addirittura. Tenete presente che oltre una certa distanza non è più vero che fare più scali significa andare più lontano. No? Infatti il luogo più lontano di tutti, che è l'aeroporto che si chiama Ministro Pistarini, che se non sbaglio è quello di Buenos Aires, in Argentina mi pare che si chiami così, è il più distante tra quelli raggiungibili da Torino con voli Lufthansa, ma solamente due scali, vai a Francoforte e ti porterà, mentre invece quest'altro di Londrina, che non chiedetemi dove sia, richiede invece quattro scale addirittura. Ma questi sono, qui li abbiamo ordinati per chilometri e non per numero di scale, altrimenti avremmo avuto un risultato diverso, no? Quindi questo è il risultato finale.
dell'esercizio completo. Diciamo che rispetto a, diciamo così, un modello di quello che potreste trovare all'esame, era un tantino sbilanciato questo esercizio, non ce ne siamo resi conto, perché era troppo complesso il primo punto e troppo semplice il secondo. Quindi in realtà dovrebbero essere bilanciati in modo leggermente diverso, no? Come proprio tempo che serviva, non tanto difficoltà. Il secondo punto si faceva veramente in 10 minuti, una volta capito cosa fosse. Andiamo per ordine. Ah, poi l'altro problema che avete incontrato, è diciamo un problema che è simile a quello del metodo, però più grave, è il fatto che i dati non erano completi. C'erano dei dati sporchi, c'erano delle rotte in cui l'airline era messa a zero, l'aeroporto era messo a zero, cose di questo genere, no? Allora, in questi casi noi cerchiamo almeno di segnalarveli. Fate attenzione che c'è questo, ignorate i campi in cui ci sono dei dati non completi. Date un'occhiata al database quando iniziate, no? Perché poi se uno lo imposta dando per scontato che i dati ci siano tutti, come ho fatto io col meteo, poi alla fine non ti funziona, finché non ti viene l'illuminazione, qualcuno ti dice guarda che mancano dei dati, non riesci a capire cosa sei sbagliato, perché in realtà non c'è niente di sbagliato, no? Sono i dati che non sono completi come ti aspettassi, no? Quindi questo è un aspetto a cui fare attenzione, se i dati sono sani, completi, oppure se ci sono dei dati non validi, la cosa più semplice è ignorarli, come se non ci fosse quella riga. Non andate a cercare di recuperarla, no? Ho visto persone che facevano fatica a dire ma mi manca il D, allora uso il nome, la conciliata per andare comunque a recuperarlo. No, non manca il dato, boh. Cioè, se il dato non è perfetto lo butto via, non andiamo a perdere tempo in quei casi. Ok, dopodiché guardiamo insieme la soluzione se volete. Allora, andiamo in ordine, no? Quindi l'applicazione parte avendo già l'elenco delle compagnie aeree. Allora, questa è la parte ovviamente più facile, significa che nel main io creo il modello. Quando creo il modello, lui prima di qualunque altra cosa si va a leggere alcune informazioni. Allora io qua ho deciso di caricarmi all'inizio l'elenco di tutte le compagnie aeree e l'elenco di tutti gli aeroporti. Non le rotte, perché mi sembrava eccessivo, erano tante e poi non mi servono tutte. Ok, però queste due tabelle, sono tabelle oneste, qualche migliaio di righe, le posso leggere all'inizio. Ok? E quindi, get all airlines, get all airports, metti del DAO che non vale neanche il tempo di commentare, di andare a vedere, perché sono è ovvio ciò che fanno, faccio select asterisco da quella tabella. Ma in più, io mi predispongo, poi qui il codice lo racconto nell'ordine, no? In cui le funzioni sono chiamate. Ovviamente non è l'ordine in cui ho scritto il codice, no? Perché come vedete anche quando facciamo esercizi insieme, scrivi un pezzo, poi ti viene in mente, hai bisogno di una certa funzione, torni indietro, modifichi, no, non è mai lineare la scrittura del codice. Quindi a un certo punto mi sono accorto che spesso avevo in mano l'ID di un aeroporto, l'ID di una linea aerea e volevo avere i dati su quella linea aerea stessa. Okay? Ho deciso di lavorare con gli ID e non con le stringhe tipo codice IATA e cose simili, perché non sempre c'erano, mentre gli ID perlomeno ci sono sempre. E quindi avevo bisogno di un metodo veloce dicendo qual è la linea aerea, il nome della linea aerea il cui ID è 42. Allora, potrei fare le query, potrei fare la scansione lineare all'interno di All Airlines, ma per velocizzare queste operazioni il modo più semplice è quello di creare una mappa. Quindi io l'elenco delle linee aeree ce l'ho, in più indicizzo in certo senso queste stesse linee aeree attraverso il loro ID, quindi creo una mappa Integer Airport, dove Integer è il suo ID e All Airline è uguale e Airport Airline è l'oggetto, in modo da avere semplicemente con la possibilità semplicemente con una get sulla mappa di andare a trovare l'oggetto se conosco l'ID, e questo mi butta, oltre a essere più efficiente, va bene, mi butta via tanto codice, cioè non devo più fare nessuna scansione.
lavoro leggero con gli ID quando mi serve e quando mi servono gli altri dati leggo, accedo alla mappa e mi dà l'oggetto, no? Questo costa relativamente poco e se vi accorgete che state facendo delle ricerche lineari su un campo univoco come può essere l'ID, magari consideratelo, è una riga di codice essenzialmente creare la mappa e poi usarla. Quindi ho inizializzato queste due che leggono il database e poi mi sono predisposto a degli strumenti per navigare più comodamente questi dati. Se noi vogliamo fare un diagramma di che cosa succede, noi abbiamo i vari aeroporti, aeroporto 1, aeroporto 2, aeroporto 3, aeroporto 4, che sono delle oggetti. Poi abbiamo la collection list che punta a questi oggetti. In ordine. Poi abbiamo un'altra collection che è la mappa, l'ho fatto, che punta agli stessi oggetti, ciascuno dei quali ovviamente associa la chiave, non diverso. Quindi lo stesso oggetto è online, li posso raggiungere per ordine, se voglio raggiungere il sequenziale, oppure per ID attraverso la mappa. Ma arrivo allo stesso oggetto. Non un altro oggetto uguale, è lo stesso oggetto. E che velocizza anche i confronti perché so che esattamente è lui. Ok, ovviamente nel momento stesso in cui penso di avere un oggetto, confrontarlo, gestirlo, quando per esempio uno stable, a maggior ragione quando ho un grafo, i cui vertici sono un set, allora gli oggetti che uso dovranno avere l'hash code e l'equals. Se voi provate a mettere dentro un grafo un oggetto per cui non avete definito la funzione hash code, non funziona nessuna delle funzioni sui grafi, perché voi mettete dentro un vertice e poi non siete in grado di ritrovarlo, no? Quando generate l'arco, lui fa un lookup, vertice 1, vertice 2, qual è il vertice 1? Va a calcolare l'hash code, ma ovviamente se non hai definito la funzione hash code usa l'indirizzo di memoria che sarà sempre diverso. Quindi se vedete che il grafo lo avete fatto ma è vuoto, verificate i vostri hash code. Va bene, questo avviene all'inizio, appena chiamato il main, che a un certo punto, subito dopo, passa questa informazione al modello e il modello non fa altro che aggiungere, popolare la prima tendina, ma questo è abbastanza semplice. Una volta che il model, che ho il model, ho messo il model, il modello è costruttore del modello, addirittura ho letto i dati e quindi ho questo getter all airlines che mi dà la lista, è più comodo per il controller avere i dati in forma di lista che sono ordinati in un alfabetico facile da partire piuttosto che avere in forma di lista, ma quello che io devo fare, tanto non sto sprecando naturalmente memoria, gli oggetti sulla quale ho una prima volta solo li ho inseriti in mio progetto. E così se mi serve vederli come mappa, li vedo come mappa, se mi serve vederli come lista, come qua, quando restituisco al controller, li vedo come lista. Questo è la fase di inizializzazione. Poi a questo punto l'utente preme il bottone, sceglie una compagnia aerea, zoom, e preme il bottone aeroporti serviti. Questo chiama il metodo per di fatto la costruzione del grafo, eccetera, eccetera. Allora, il metodo aeroporti serviti è questo qui, do serviti. Cosa faccio? Primo blocco, controllo che l'utente abbia selezionato una linea aerea della tendina. Seconda operazione che faccio è popolare la tendina, la seconda, quella di sotto, con l'elenco degli aeroporti raggiungibili. Questo lo faccio a parte, separatamente dal grafo, così, mi è venuto così. E quindi mi faccio dare dal modello una lista di aeroporti e questo elenco di aeroporti lo aggiungo alla tendina. Attenzione che se l'utente sceglie più compagnie aeree diverse, ogni volta non devo cancellare gli aeroporti vecchi prima di aggiungere quelli nuovi, no? Questo è il motivo di questo clear. E questa operazione qua, questo add-all, è ciò che popola questa tendina.
e in realtà con la stessa informazione reach to airports stampo anche qua sotto, vedete che qua sto navigando su reach to airports, stampo anche ciò che era richiesto dal testo, cioè l'elenco degli aeroporti raggiunti. Il testo mi dice che me lo devi stampare, però oltre che stamparlo devo anche ricordarmi di mettere una tendina. Nella tendina perché ci ho messo solo questi, non li ho messi tutti? Allora, il punto 1 non mi diceva nulla a proposito della tendina che contiene gli aeroporti, ma il punto 2 mi dice si permette all'utente di selezionare un aeroporto tra quelli raggiunti dalla compagnia aerea. Quindi questo è il motivo per cui ci ho messo lì dentro nella seconda tendina solo quelli raggiunti da quella specifica compagnia aerea e non tutti. E quindi ogni volta che cambio compagnia aerea devo andare ad aggiornare la tendina aeroporto. Ma tanto la query che devo fare, cioè la lista che devo usare per popolare la tendina e quella che devo usare per stampare gli aeroporti è la stessa. Di questa parte qui, gli aeroporti raggiunti, qui siamo nel modello get reach airports, è semplicemente una interrogazione fatta sul DAO. Quindi chiedo al modello, dimmi quali sono gli aeroporti raggiunti di una determinata airline. Allora qui ho fatto il solito caching per evitare di fare query inutili, per cui se per caso l'airline che mi stai chiedendo è quella che mi avevi già chiesto prima, non faccio la query e ti restituisco semplicemente il valore che già avevo, altrimenti devo fare la query. E quindi il flight DAO avrà un metodo get reached airports ID, e qui gioco con i miei ID, visto che li ho, li uso. Al DAO chiedo semplicemente una lista di interi, vedete che salta fuori una lista di integer. Perché? Ve lo diamo un attimo, perché la query che fa questo è complicata, e mettermi a fare dentro quella query ancora la join con la tabella airports per tirare fuori tutti i dati degli aeroporti mi lasciava, rischiavo di sbagliare troppo facilmente. Allora ho detto vabbè, tiro fuori gli ID, così interrogo solamente la tabella delle route e non ci penso più. E quindi ovviamente, visto che il DAO mi dà un elenco di interi che sono solo gli ID degli aeroporti che sono toccati da questa airline, devo trasformare questa lista di interi in una lista di aeroporti. E come faccio? Beh, per ciascun intero della lista di interi chiedo alla mia mappa dammi l'aeroporto che è quell'ID, e quindi aggiungo a una lista di aeroporti, questa Richard Airports che ho appena creato qua, via via gli elementi. Quindi io accedo, ho l'aeroporto 2741, chiedo alla mappa questo, aggiungo alla collection, all'altra collection che si chiama Rich Airport, aeroporti raggiunti. Quindi cioè, ho pochino più di lavoro da fare nel DAO e non ho, scusate, nel modello per andare a ricollegare con gli oggetti, a ripescare gli oggetti, ma insomma avendo una mappa è una cosa ragionevolmente semplice e mi semplifico il metodo del DAO, che vediamo tra un secondo. Una volta che ho fatto questa lista, una lista di aeroporti, il testo mi diceva, o perlomeno, il testo, per stamparli quando escono da qua, escono da qua. Perché ne avremo un elenco di lì che non so come si è ordinato. Se anche questo ordinato numericamente non c'è niente, perché il valore numerico di lì non significa nulla. E quindi questa lista non è elegante da vedere. Allora ho deciso di ordinarla per nome. Ma questo semplicemente con questa lista, appunto sort, metodo sort delle collection, a cui passo un comparatore che nel metodo compare confronta il nome. Quindi comparatore che ordini in modo alfabetico l'oggetto airport. Avrei potuto rendere l'oggetto airport anche lui comparable, e quindi senza dover fornire comparatore, il sort lavorava sul ordinamento naturale, quindi col suo metodo compareTo interno.
ho scelto di farlo così, non c'è un motivo particolare, no? Ovviamente fornire il comparatore al metodo sort mi permette in momenti diversi di ordinare con criteri diversi. Se invece definisco il compareTo dentro l'oggetto airport, quello sarà il suo ordinamento che userà sempre in tutte le occasioni. Vabbè, questo è un dettaglio estetico. Per finire la parte algoritmica andiamo dentro il DAO. Allora, cosa volevo? Io avevo l'airline e mi servivano gli ID di tutti gli aeroporti in cui questa airline atterrava o decollava, partiva o arrivava, no? Allora, quello che ho fatto è una query un pochino lunga, ma è semplice, tutto sommato. Io ho detto, dammi, estraiamo tutti gli aeroporti di partenza, no? Dalla route, da tutte le route vado a estrarre, innanzitutto selezionare le route che hanno quell'ID di airline, quindi l'airline numero 42, dammi tutte le route, guardiamo la tabella route così ci orientiamo, open flights route, no, io vado a vedere un certo airline ID, seleziono tutte le rotte che hanno un certo airline ID e di queste vado a prendere il source airport ID. Quindi ho un elenco di numeri che sono gli aeroporti di partenza, per ogni rotta prendo il numerino che indica l'aeroporto di partenza. Ovviamente quell'airline avrà tanti voli in partenza dallo stesso aeroporto, vedete che qua la stessa airline 470 parte da 247 e anche da 247 in un altro volo, ovviamente. E questo è il motivo per cui c'è questo distinct qua. Quindi questa prima query mi dà gli ID di tutti gli aeroporti da cui questi univoci, senza duplicati, da cui questa airline parte. Poi ho una query uguale sotto, queste tre righe sotto, che mi danno invece gli ID degli aeroporti d'arrivo. Guardiamoci in faccia, è ridondante. Nel senso che se un aereo della mia linea aerea deve partire dall'aeroporto, ci sarà arrivato, no? O l'ha montato lì. E quindi l'insieme degli aeroporti da cui parto e l'insieme degli aeroporti da cui arrivo, non ci gioco una mano, ma un dito potrei giocarcelo, è lo stesso. Visto che gli aerei non scompaiono così negli aeroporti, uno al giorno. Però vabbè, per completezza prendo l'elenco degli aeroporti da cui almeno un volo della mia compagnia parte, l'elenco degli aeroporti da cui almeno un volo della mia compagnia, in cui almeno un volo della mia compagnia arriva, e ho due insiemi di ID. Li unisco. Quindi vedete che queste due query sono legate da una union, SQL. A questo punto ho due elenchi che all'interno di ciascuno dei due elenchi ovviamente i valori sono univoci. Ma quando li metto insieme avrò dei valori ripetuti, anzi io sono pronto a scommettere che sono esattamente gli stessi ripetuti due volte. Allora, dopo che ho unito questi elenchi, devo alla sua volta ulteriormente eliminare i duplicati. E quindi tutta questa union, che è l'unione di due select, la metto come argomento, vedete che c'è un'aperta tonda e una chiusa tonda, di un select distinct. Quindi una query select distinct di un elenco che è fatto da una sottoquery, la quale è una union di altre due query. Ok? O tra di bene, due query, la union e poi la select sopra che elimina i duplicati. Al corso di base dati facevate cose molto più complicate, quindi non guardatemi così. Ok, qui me ne sono cavata, nel senso che a questo punto ho un elenco di numeri interi in una query sola. Questo elenco di numeri interi, vabbè, devo ovviamente popolare la my airline con l'airline ID, ma ho una lista di interi. E per quello che prima vi dicevo, mi sentivo un pochino a disagio se avessi dovuto fare con questa query qua ancora una join con la tabella airport per pescare il nome e gli altri dati dell'aeroporto. Perché questa cosa qua già è sufficientemente fragile. E non dico spaventoso, ma che è meglio lasciare da sola. E quindi ho detto, no, non restituisco oggetti airport, restituisco oggetti integer, tanto ho la mappa, per cui per passare da un integer a un aeroporto è un attimo. DAO, modello, controller. Quindi abbiamo fatto quella query che mi ha dato l'elenco degli aeroporti,
questa l'abbiamo sotto forma di interi, questa l'abbiamo trasformata in un elenco di oggetti airport e questi oggetti airport li abbiamo ordinati. Li abbiamo restituiti al controller, il controller li ha usati per stampare, fine. E per mettere le tendine. L'altro metodo, un pochino più apparentemente, l'altro lavoro da fare, apparentemente più complicato, era la costruzione del grafo, che veniva chiesto dal testo. No? Il grafo che, data una certa linea aerea, doveva collegare, doveva, diciamo così, presentare gli archi corrispondenti a tutti i collegamenti pesati. Allora, entriamoci dentro. Allora, il grafo che cos'è? In questo caso il grafo che ho usato è un grafo semplice, orientato, pesato. Orientato perché se c'è il volo da A a B non è detto che ci sia il volo da B a A. Perché l'aeroporto, l'aereo non sparisce, ma potrebbe fare il volo A, B, C e poi tornare ad A in modo circolare e non, essere, non avere il volo esattamente simmetrico, quindi non è detto. Semplice perché per ogni coppia di aeroporti ci basta un arco solo, c'è almeno un volo, non c'è, non ci interessa sapere quanti voli ci sono, in che orari, tra l'altro non abbiamo queste informazioni. È pesato perché ogni arco ci diceva di essere pesato sulla base della distanza geografica tra i due aeroporti, la distanza in linea d'aria. Allora, il testo ci diceva però una cosa un po' strana, ci diceva nel grafo vogliamo mettere tutti i vertici corrispondenti a tutti gli aeroporti e poi solo gli archi corrispondenti ai voli in quelle, di quella linea aerea. Quindi in realtà ci troveremo un grafo estremamente sparso, con tantissimi nodi a grado zero, non collegati a niente. Gli aeroporti sono molti, ogni linea aerea non tocca tutti, ne tocca solo una piccola parte, però i vertici li dobbiamo mettere tutti. Quindi quando io creo il grafo aggiungo i vertici all airports e non reached airports. Cioè non aggiungo quelli raggiunti dalla linea aerea, ma aggiungo tutti. Questo è ciò che voleva il testo. Possiamo non essere d'accordo, possiamo pensare che non sia un'idea furba, ma così ci ha chiesto. Va bene, l'abbiamo fatto. Il problema ovviamente era gli archi. Allora, se uno parte da tutti gli aeroporti e comincia a chiedersi per ogni coppia di archi qual è la distanza, se c'è una rotta, se c'è almeno una rotta, non gli passa più. In termini proprio di tempo di esecuzione. L'n quadro in cui provo tutte le coppie di aeroporti possibili, allora innanzitutto come primo passaggio dovrei non provare tutte le coppie di aeroporti ma solo quelli raggiunti che ho già calcolato, se sono furbo non mi sono dimenticato, ma poi comunque un n quadro e all'interno di ogni combinazione di aeroporti dovrei fare una query con il minimo. Io l'ho trovata molto più comodo ragionare al contrario. Andiamo a vedere tutte le rotte, tanto l'abbiamo già lette le rotte in qualche modo. Chiediamo al database, dammi tutte le rotte, ma non tutte, solamente quelle dell'airline selezionata. Quindi ho questo get routes by airline, questa è una query molto semplice, possiamo anche andare a vederla subito, select asterisco from route where airline ID è quella che ti ho detto io. Quindi non c'è nulla di intelligente qua. Dammi il pezzo di tabella route relativo a questa airline. E per ciascuna di questa route vado a vedere da dove parte, dove arriva e aggiungo l'altro. Fine. Quindi la mia complessità, il lavoro che qui ne faccio una sola. E il lavoro che devo fare, la complessità, è allineare il mio numero di rotte, cioè il numero di archi del grafo che metterò nel grafo. Non è quadratico il numero di vertici, è lineare il numero di archi. E abbiamo appena detto che questo grafo è estremamente sparso e quindi il numero di archi, l'abbiamo detto prima, e quindi il numero di archi sarà molto più piccolo del quadrato del numero di vertici. No? E ve ne accorgete, così è istantaneo, in altro modo invece penate molto di più. Allora, leggo le route, tutte, in questa lista, e per ciascuna route vado a cercare di costruire l'arco. Dico cercare di costruire è perché qua ci sono quei controlli
che ci fanno dire guarda che attenzione, c'è l'airport ID, a volte è 0, oppure c'è un numero di airport ID che non corrisponde all'ID di nessun aeroporto, eccetera. Allora, se mi sono accorto che ci sono questi problemi, sono facili da prevenire, nel senso che io, una volta che ho letto la route, dico, beh, se sul airport ID è 0 o il destination airport ID uguale a 0, non faccio niente. Solo se sono entrambi diversi da 0, allora vado a cercare nella mia mappa qual è l'oggetto airport che corrisponde a quei due ID. E quindi mi trovo l'oggetto airport 1 e l'oggetto airport 2, leggendo la mappa a partire dagli ID. Poi questi aeroporti 1 e 2 potrebbero a volte essere null, perché magari nella rotta c'è un ID di un aeroporto e quel numerino lì casualmente non c'è nell'elenco degli aeroporti. Non ho verificato se questo succedesse o no, però quando faccio una get a una mappa c'è sempre la possibilità che sia null, quindi mi chiedo cosa succede se è null, ignoriamolo. Se invece non è null, quindi alla fine ho un oggetto che rappresenta il vero aeroporto di partenza di un volo di questa airline, perché io sono il volo di questa airline, e l'oggetto che rappresenta l'aeroporto di arrivo, metto l'arco. Quindi se A1 e A2 sono diversi, metto l'arco, aggiungo un arco al grafo tra A1 e A2 e poi devo pesarlo con la distanza. La distanza facile da misurare, avevo già messo nel progetto la libreria lat long e quindi bastava costruire l'oggetto lat long corrispondente alla latitudine e longitudine dell'aeroporto 1, l'oggetto lat long corrispondente alla latitudine e longitudine dell'aeroporto 2 e col metodo distance della classe statica lat long tool mi dà già la distanza in chilometri, quindi sono 3 righe semplicemente per calcolare questo valore di distanza. Fatto. È stato più difficile trovare l'elenco degli aeroporti raggiunti per quella union, perché avevo due campi, partenza e arrivo, i duplicati, che non costruire il grafo, tutto sommato. Il grafo lo costruisco semplicemente sulle rotte. Poi mi ha aiutato il fatto di avere la mappa pronta, di avere già tutti gli aeroporti pronti, che avevo calcolati prima. Questo era il punto 1. Giusto? Non c'era altro, andiamo a rileggere il testo. Selezionare la compagnia aerea, va bene. Costruire il grafo, i coverti degli aeroporti, la presenza di un arco indica la rotta, il peso deve misurare la distanza. Infine si stampa l'elenco degli aeroporti, abbiamo finito, sì, c'è tutto. Poi c'è il punto 2, si permette all'utente di selezionare un aeroporto tra quelli raggiunti dalla compagnia e determinare tutti quelli da esso raggiungibili con viaggi di uno o più tratte. L'elenco deve essere ordinato per distanza crescente rispetto all'aeroporto di partenza. Allora, il punto 2 chiaramente ci chiede di navigare il grafo che abbiamo appena creato estraendo dei percorsi. A che cosa corrisponde? Corrisponde al calcolo dei cammini minimi. No? Allora, se mi avessero chiesto dimmi solo quali sono gli aeroporti raggiungibili, punto, con uno o più tratte, io avrei fatto malissimo. Perché, allora, separiamo. Noi abbiamo già una lista che contiene il ricevolare. Quelli sono gli aeroporti raggiunti da quella linea aerea. Ma non è detto che siano raggiungibili l'uno dall'altro. No? Sono aeroporti su cui un aereo di quella linea, di quella compagnia, parte o atterra. Dopodiché io potrei avere una compagnia che ha tre aeroporti qua e gira tra questi tre e altri tre aeroporti là, gira tra quei tre, ma tra i primi tre e i secondi tre non c'è nessuna rotta diretta. Quindi l'oggetto che abbiamo già, che si chiama Richardville Airport, non è la risposta. Noi diciamo, da un certo aeroporto, quali altri posso aggiungere? Se la domanda fosse solo, quali altri posso aggiungere, mi basta fare una visita. Visita in profondità, visita in ampiezza, come piace a voi. E il risultato della visita mi dà tutti gli aeroporti che si possono raggiungere, volando solo su quella compagnia, a partire da quello d'altro. Ma l'elenco deve essere ordinato per distanza crescente rispetto all'aeroporto di partenza.
Allora, dipende come intendiamo distanza crescente. Se distanza crescente fosse distanza in linea d'aria tra l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo, se fosse, allora mi basta fare una visita che mi dà tutti gli aeroporti. Dopodiché la distanza in linea d'aria me la calcolo come ho calcolato prima, conoscendo i due aeroporti, e li ordino sulla base di quel criterio. Perché avrei separato il calcolo degli aeroporti raggiungibili, poi da quelli raggiunti, non sono raggiunti, effettivamente partendo da questo, calcolo le varie distanze a raggio e metto in ordine. Distanze in linea d'aria. Se invece quest'ultima frase la intendiamo come penso l'abbiamo pensata tutti, l'ho pensata io quando l'ho scritta e l'avete secondo me pensata voi quando l'avete letta. Però leggendo la quindicesima volta non si accorge che non lo dice esplicitamente. Che la distanza è la somma delle tratte, cioè l'effettiva distanza percorsa, per cui se io dall'aeroporto A vado all'aeroporto C passando per B, quello che mi interessa non è la distanza in linea d'aria tra A e C, ma la somma della distanza in linea d'aria tra A e B e B e C. Tutti avete pensato a questo, allora non mi basta fare una visita, perché l'algoritmo di visita non mi garantisce che i cammini che vengono trovati siano quelli di lunghezza minima, neanche in un caso triangolare come questo. La visita in profondità di sicuro no, ma anche la visita in ampiezza l'abbiamo visto quando vi ho fatto la demo prima. La visita in ampiezza ti troverebbe prima i voli che hanno un numero minore di tratte, non quelli che hanno un minor numero di chilometri. Abbiamo visto che ci sono i voli con più tratte ma con meno chilometri. E quindi ci serve un algoritmo di calcolo per i cammini minimi, che trovi non solo quali sono gli aeroporti di destinazione raggiunti, ma anche qual è la strada migliore, il percorso migliore da fare, in termini di chilometri accumulati. Allora, cammini minimi, tanti, no? La chiamavamo, allora quanti? Ricordiamo che i cammini minimi abbiamo tre sottoproblemi: un cammino minimo dato a una partenza e una destinazione, un cammino minimo dato a una partenza e tutte le destinazioni possibili, e il cammino minimo tra tutte le sorgenti possibili e tutte le destinazioni possibili. No? Queste sono tre varianti della linea dei cammini minimi. Noi abbiamo una variante che ci serve singola sorgente tutti i cammini, tutte le destinazioni. Cioè noi abbiamo l'utente che ci sceglie l'aeroporto di partenza e dobbiamo dargli i cammini minimi verso tutte le destinazioni di arrivo. Tutte. Allora, la prima idea che ho avuto è quella di usare l'algoritmo di Floyd Walsh, che calcola tutti i cammini in assoluto e poi lo vado a interrogare, cioè ho un costo iniziale di calcolo e poi lo vado a interrogare per sapere quali sono i cammini. Ci ho provato e poi l'ho cancellato, perché Floyd Walsh ha una complessità che è il cubo del numero diverso. Indipendentemente, ma come lavora lui con questa cifra dei dati, questa sua complessità è indipendente dalla densità del grafo. Quindi il grafo che ho io, anche con la mia Zoom Airlines, che ha 6 aeroporti, 6, l'algoritmo di Floyd lavora comunque sui 2000 aeroporti, quindi un 2000 al cubo, ci metteva 5 minuti a finire. Perché lavora su tutti i vertici, non solo su quelli che sono connessi. No? Mentre invece l'algoritmo, se vogliamo più ingenuo, con quello di Dijkstra, che parte da un vertice e ha bisogno di conoscere la sorgente, ricordiamoci come lavora Dijkstra, no? Per rilassamento, ma partendo dai vertici connessi. Quindi se io parto da un vertice, raggiungo un pezzo del grafo, poi ho la parte di grafo che non raggiungo, che è 100 volte più grande, quella lì non la vedo proprio. Quindi qualche cosa non è tanto solo la complessità. Dal punto di vista della complessità grezza, uno dice, beh, Floyd Walsh è n cubo, Dijkstra è n quadro, ma lo ripeto n volte, perché devo farlo, chiamarlo una volta per una destinazione diversa, sono pari. E in questo caso non sono pari, perché per come ha fatto il grafo, Floyd fa un'enormità di lavoro inutile. Ve lo dico adesso perché l'ho provato, no,
la prima idea mia è stata Floyd, così scrivo meno codice. L'ho finito, ho visto che non funzionava, ho detto no, butto via tutto e rifaccio. A priori questo ragionamento probabilmente non sarei riuscito a farlo. Allora, vediamo un po', avendo fatto questo ragionamento ex post, che è sempre più facile, il codice. Aeroporti raggiungibili parte da un airline e da un aeroporto di partenza, che sono quelli che ha scelto l'utente. Ovviamente devono essere un null, eccetera, eccetera. E poi ho semplicemente, ovviamente il lavoro, ho chiamato questo metodo del model getDestinations, a cui passo l'airline e l'aeroporto di partenza, e poi fa tutto lui. Mi restituisce una lista di oggetti airport distance. Vi lascio indovinare che contengono due campi, uno aeroporto e l'altro un double distanza. E semplicemente questo oggetto airport distance lo stampo qua sotto. Stampo l'elenco degli aeroporti con al fianco la distanza e anche il numero di passi che ho aggiunto dentro l'airport distance per capire meglio. Non è richiesto il numero di passi, il numero di scali. Ok, tutto il lavoro lo faccio qua dentro getDestinations. Ma getDestinations ha già un grafo, e il grafo è già costruito come mi serve. Ha già come vertice gli aeroporti, ha già come peso degli archi esattamente la distanza in linea d'aria tra ogni coppia di aeroporti. E quindi a questo punto vado a la partenza è fissa, start. L'aeroporto di arrivo lo itero su tutti gli aeroporti, non tutti, solo quelli che so che questa airline raggiunge. Poi non so se siano raggiungibili da start, ma di sicuro lì c'è a terra uno di quegli aerei. In un aeroporto in cui di sicuro nessuno di questi aerei è a terra, è inutile considerarlo. Quindi in questo caso qui uso Reached Airport, che per fortuna mi ero già calcolato nel punto 1. E per questa coppia, start che è fisso e end che varia tra i vari aeroporti raggiunti, calcolo le distanze minime con l'aeroporto di Dijkstra. E sappiamo che purtroppo in JGraphT l'algoritmo di Dijkstra, pur essendo in grado di calcolare tutti i cammini da un vertice di partenza a tutti quelli di arrivo, in realtà in JGraphT è implementato con un costruttore che vuole già il vertice d'arrivo. Quindi in realtà dovrò lanciarlo tante volte, anche se teoricamente dal libro di testo basterebbe una sola volta. Pazienza. E quindi ogni volta, tenendo fermo il vertice di partenza e variando il vertice d'arrivo, attivo l'algoritmo di Dijkstra e gli chiedo: dammi il cammino che hai trovato, ovviamente per quel vertice d'arrivo. E dall'oggetto path estraggo poi le due informazioni che mi servono, le tre informazioni che mi servono, no, due. Il peso, quindi l'oggetto il getPath di Dijkstra mi restituisce l'oggetto graphPath. Noi durante il corso del graphPath l'abbiamo iterato per andare a estrarre quali erano i vertici, eccetera. In questo caso ci servono solo due cose: già il peso, che contiene già la somma delle distanze, e il numero di passi, il numero di archi, che è il numero di scali che devo fare. Quindi innanzitutto è IFP diverso da null, perché non è detto che esista il cammino, no? Perché magari c'è quell'aeroporto che è raggiunto da quella airline ma non è raggiungibile da questo aeroporto di partenza. Quindi se è raggiungibile, allora vado ad aggiungere nella lista che questo aeroporto d'arrivo è raggiungibile con questa distanza, e me la dà già il GraphPath, e con questo numero di scali. Il numero di scali non è altro che il numero di archi che compone sarebbe meno 1, beh, dipende come contiamo, il numero di tratte, non chiamiamoli scali, tratte, è il numero di archi che devo attraversare, no? Gli scali sarebbero il numero di tratte meno 1, quante volte devo cambiare aereo. E questo lo aggiungo nella lista, e alla fine, per gentilezza, questa lista la ordino per distanza crescente. Quindi questi oggetti airport distance, dopo che li ho messi nella lista e quando li ho aggiunti, sono in ordine di reached airports, perché li aggiungo uno iterando questa lista. Dopo che li ho aggiunti, ho la loro distanza e posso ordinare la lista per distanza crescente.
e direi che è tutto qui. Qui non ho avuto bisogno di usare il DAO né altre cose complicate, avevo già per fortuna tutte le strutture dati che mi servivano. Rich Airport ce l'avevo già, il grafo ce l'avevo già e sono andato a usare il getPath di JGraphT anziché costruirmi il grafo, il cammino a mano, prendermi l'elenco dei vertici, eccetera, cercando di fare le visite a mano che portano via più tempo. Quindi in questo senso effettivamente il secondo punto era troppo semplice rispetto al primo. Quindi la costruzione del grafo probabilmente avrebbe avuto più senso. Purtroppo quel testo lì l'ho modificato 6 volte, l'ultima versione è venuta sbilanciata nel modo sbagliato. Domande? Dubbi? Cose che avete fatto in modo diverso? Maledizioni? Ok, allora questo è già online, l'ho messo online 5 minuti prima di venire a lezione, quindi se volete guardarlo con calma, come al solito se poi avete delle domande, è stato pubblicato. Noi ci vediamo domani per l'ultima simulazione d'esame e poi ovviamente ci vedremo agli esami. Vi ricordo, per gli esami prenotatevi assolutamente, perché se dobbiamo, diciamo, organizzare tutti i turni, quindi non arrivate all'ultimo giorno, mi sono dimenticato di prenotare, cosa posso fare? La risposta la sapete già, viene l'appello successivo. Le prenotazioni si chiudono 2 giorni prima dell'esame. Prenotatevi e anche cancellatevi, nel senso, se poi decidete di non venire per qualche motivo, se vi togliete ci aiutate a organizzare i turni, no? Le iscrizioni, dicevo, si chiudono 2 giorni prima. Un giorno prima riceverete il messaggio che vi dà la distribuzione turni. Purtroppo non riesco a farlo prima, non riesco a darvi più preavviso, sapete che, però tenetevi occupati tutto il giorno. Il primo turno grosso modo andrà ingresso alle 8:30, inizio alle 9, termine alle 11 e correzione fino alle 11:30-12. Secondo turno, ingresso alle 12, prova dalle 12:30 alle 14:30 circa, e poi correzione a seguire, quindi fino alle 15:30, a spanne, e poi ve lo scrivo, giusto così vi serve orientare. Il terzo turno, che di sicuro il primo appello servirà in 3 turni, iniziamo alle, quando siamo arrivati, 15:30, prova dalle 16 alle 18, e correzione a seguire. Poi andiamo a farci un ricostituente. Quindi la giornata sarà piena. Io il giorno prima vi so dire il turno. Ricordatevi, quando scadono le iscrizioni, per coloro che hanno problemi di sovrapposizione di esami, quindi un altro esame nello stesso giorno, me lo dicono, così li metto in un turno che non si sovrapponga con l'altro esame che hanno. Io avrei voluto farvi vedere qual è il database che usiamo domani nella simulazione, e ve lo dico, è questo. Dice, che era sta roba? Questi qua sono dei pazzi che si sono messi a ricopiare, trascrivere, sono appassionati di Formula 1, trascrivere tutto, no? Le gare dal 1950, da quando esiste la Formula 1, hanno tutto, no? I circuiti, le gare, i corridori, i tempi di giro, il cambio gomme, eccetera eccetera, no? Qui c'è un database ricchissimo. Ovviamente ne usiamo una fettina, fatto bene, e addirittura ha anche un'interfaccia online, per cui se tu vuoi certi dati vai a interrogarli, no? Con le API HTTP, quindi via web puoi interrogare i dati che ti servono, e qui costruisci la tua applicazione che vada a interrogare il database che questi signori hanno costruito. C'è un link che si chiama Database Images che porterebbe a una pagina che contiene già il dump in SQL di quel database.
Peccato che oggi non funziona, nel senso che mi dà un XML, questi qua hanno fatto casino con WordPress, la pubblicazione del sito web, e quindi mi viene fuori in XML la pagina delle news, anziché il link al database. Quindi non riuscite a vederlo il database, per fortuna l'ho scaricato prima, e domani ve lo do, e è una cosa di questo genere. No, questo database che useremo, che sarebbe scaricabile dal sito, magari se lo sistemano riuscite anche a scaricarlo o trovarlo per altre vie, dove ci sono ad esempio l'app times, la tabella più grande che contiene i tempi di giro, no? Cioè ogni corridore per ogni giro, il quinto giro di Monza nel 1974, quel corridore quanto tempo ci ha messo a farlo, no? Ci sono costruttori, i circuiti, i guidatori, i pit stop, le qualificazioni, le gare che si sono corse, i risultati, quindi i piazzamenti, le varie stagioni dal 1950 a oggi, sono passati 67 anni, e così via. Queste tabelle sono abbastanza articolate. No? Ci sono da un lato i driver, i guidatori, le gare si svolgono in circuiti, poi ci sono i costruttori, e ovviamente una gara viene corsa da un guidatore che lavora, che è di un team, di un costruttore, qui lo chiama costruttore il team. E poi c'è la tabella risultati che dice in quella gara quel guidatore che lavorava per quel costruttore quanto è arrivato, no? A che numero è arrivato, in che posizione era, eccetera eccetera, e se lo status ti dice se si è ritirato oppure no. Quindi è abbastanza ricco, e come vedete il database ha già, rispetto al database della volta scorsa, è più complicato ma è più sano come dati, ha già tutte le chiavi primarie, tutte le chiavi esterne, non le ho aggiunte io, c'erano già direttamente, quindi era già fatto bene. Manca solo la possibilità di scaricarselo, ma noi ovviamente abbiamo il dump e domani ve lo metto nel progetto, e non vi dico altro perché sennò domani vi manca la sorpresa. Ci vediamo domani mattina.